Sono Sofia, ho 20 anni. Sono Marcello, ho 18 anni. Sono Enrico, ho 18 anni. E siamo la collezione Peggy Guggenheim di Venezia. Per scoprire i lavori di Umberto Boccioni, Vassili Kandinsky, Irene Magritte e Leon Orfini. Insieme a un ospite speciale raccontiamo l'arte. Raccontiamo l'arte. Raccontiamo l'arte, come piace a noi. Come piace a noi. Come piace a noi. Quest'opera si intitola L'impero della luce, la realizza uno dei massimi esponenti del surrealismo, René Magritte, la realizza intorno al 1953-1954. Diversi sono gli elementi che si vedono, sicuramente questo grande albero scuro, poi anche questo masso presente in basso a destra e poi questa strada parzialmente illuminata da un lampione, una casa dietro in cui sono presenti diverse finestre, alcune chiuse, altre invece aperte, illuminate. Sicuramente è sorprendente vedere come il giorno e la notte vivano nella stessa scena. Confronta il giorno e la notte per renderci spaesati, crea una situazione di non senso. In quel modo potremmo dire si prende gioco di noi. Magritte stesso infatti utilizzò i termini sorpresa e incanto per descrivere la sua stessa opera, proprio un effetto sorpresa. E affianca il giorno e la notte forse anche per cercare di creare una dimensione nuova, una surrealtà che possa conciliare due stati dell'esistenza differenti, la veglia e la notte. Mi incuriosisce sapere se è possibile creare in qualche modo una situazione surrealista anche in ambito fotografico. Magari prendendo oggetti che non hanno niente in comune e inserendoli in un contesto estraneo a entrambi. Creando una sorta di quasi bellezza surrealista, no? Conosco un fotografo, Piero Percoco, che forse può aiutarci in questo. Uno, quando vuol cominciare a fare fotografia, la prima cosa è faccio un viaggio, esploro nuovi mondi. Io vivo in un paesino vicino a Bari dove non c'è assolutamente nulla. Quindi questa frustrazione fortissima di non poter viaggiare mi ha portato a cercare l'America in un posto banale. Mi sono connesso con una realtà che forse prima della fotografia non sentivo così vicino, anche se ce l'avevo di fianco. Per esempio la mia famiglia, i miei nonni, pranzi in un certo senso grotteschi, no? Che fanno parte della quotidianità, della mia quotidianità. Non conoscevo tanto Magritte e devo dire che è uno dei dipinti più belli che abbia mai visto in tutta la mia vita. Dipinto pazzesco con questo lampione acceso e poi piano piano dici ma è notte, però è giorno e quindi c'è questo miscuglio incredibile. Che ruolo ha l'onirico nel tuo lavoro? Sono molto collegato al sogno, perché è una cosa che mi porto dietro da bambino. A volte, quando mi sveglio la mattina, faccio dei sogni così vividi, così reali, che mi cambiano l'umore della giornata che poi vivo. E quindi nel momento in cui vado a fare delle foto, sento quella sensazione ancora del sogno. E anche leggendo diverse tue interviste in cui appunto racconti di come tratto distintivo di quelle che sono le tue foto sia proprio estraniarsi quasi e guardare come se fossi un estraneo quella che è la tua quotidianità, quella che è la tua terra. Mi piace molto divagare con la mente, uscire di casa in un giorno completamente morto, nel posto in cui sei nato, dove è tutto scontato, cercare qualcosa in quei momenti diventa appunto o divaghi mentalmente oppure scappi via. Uno degli aspetti che personalmente a me colpisce più di questo dipinto di Magritte è proprio il tempo sospeso in cui fa immergere gli osservatori. Mi sorge spontaneo chiederti, Piero, quali sono effettivamente i tempi del tuo lavoro in quanto fotografo? Mi sono inventato un esercizio in cui osservo un albero per almeno 10 minuti minimo. Dopo un po' di minuti si comincia a notare una serie di dettagli, dall'insetto a forme sul tronco e tantissime altre sfaccettature. Un semplicissimo albero, quindi figurarsi l'osservazione di una scena.
non avevo mai sentito parlare di questo dipinto, è stata una scoperta per me. Poi il titolo, L'impero della luce, è un titolo abbastanza importante, molto importante. Siamo abituati a guardare le immagini di solito sugli smartphone, sugli schermi. E appena ho visto L'impero della luce, ho notato dei dettagli che appunto su uno schermo non vedi. Questo masso qui a terra che si intravede appena, e poi cominci a notare tanti altri dettagli, come quel muro lì all'angolo. Mi sono immaginato che tipo c'è una persona dietro quel muro. E poi ho notato successivamente che il cielo era di giorno, no? Quindi c'è stata questa sensazione di aver notato questo grosso dettaglio successivamente. Quindi è interessante guardare un'opera dal vivo, cioè una cosa impagabile.